Buonasera, siamo con Franco Fasano al termine del concerto. Franco, com'è andata? Beh, sicuramente è stata una serata particolare. Don Giovanni mi ha fortemente voluto. Io quest'anno sono un po' in giro in Italia a raccontare un po' la storia della mia vita in musica. E io ho detto, guarda che ho uno spettacolo, non ho altri musicisti, sono da solo. Ho detto, ma guarda, vieni con le tue canzoni. Allora ho messo insieme un po' di immagini, un po' di testimonianze. È stato commovente per me ricantare una canzone che ho scritto insieme a Bruno Lauzi, che Mina ha scelto. Certe cose si fanno, ma è stato anche divertente cantare con il Don da fratello a fratello. Abbiamo ricordato momenti importanti di noi persone che insomma siamo già diventati papà, siamo già diventati insomma in qualche maniera persone che hanno vissuto una vita in un periodo in cui le cose ci hanno dato delle soddisfazioni. Io sono contento e sono contento ancora di più perché sono tornato in un posto dove ero già stato. Ma infatti tu hai cantato circa 16 anni fa? 14 anni fa. Sì. Franco, cantare un'ora e mezza pianoforte e voce, quasi due ore, non è semplice. Ma sai, io credo che quando tu hai un pubblico attento, quando tu hai la possibilità di raccontarti, credo che sia meno faticoso. Sì. Quindi io non ho provato fatica, adesso un pochettino sono un po' stanco, però è stata una cosa di emozionante concentrazione. La tua carriera, diciamo, di artista, a un certo punto sì, da cantautore hai iniziato a scrivere per lo Zecchino d'Oro. Come mai questa scelta? È successo perché sono diventato papà per la prima volta, adesso ho due figli, Emanuele e Dalia. Emanuele tra l'altro quest'anno questa sera è riuscito a farmi una sorpresa senza esserci, perché è venuto a vedermi un ragazzino che è fan di mio figlio, ed è venuto per conoscere il papà del suo mito. E non sto dicendo una cosa a vanvera, perché si è messo al pianoforte e ha suonato un pezzo di Emanuele che io non riesco a suonare perché è tutto un suo mondo. Quindi vuol dire che tra ragazzi sanno come insomma raccontarsi, come influenzarsi anche in maniera positiva. Franco, io so che stamattina sei stato al carcere di Arghilla. Che emozione hai provato questa mattina? Guarda, è indescrivibile quello che ho provato questa mattina, perché innanzitutto mi ha fatto molto piacere che non ci fossero telecamere, che non ci fossero come ti posso dire, strumentalizzazioni, perché sai, molti fanno queste cose anche per fare vedere che fanno queste cose, e invece questa cosa io l'ho fatta per affetto di un mio amico che ha il fratello dentro, e questa cosa mi ha emozionato al quadrato. Però mi sono emozionato anche a vedere questi sguardi di gente che sa benissimo che tutto sommato si è abituata a stare dentro. Non ho visto sguardi con la voglia di migliorare, ho visto sguardi con la voglia che hanno di essere lì dentro convinti. Poi c'era qualcun altro che... Cioè, noi pensiamo che loro vogliano uscire, ma secondo me non è per tutti così. E quando mi sono ritrovato a raccontare quell'emozione che ho vissuto stamattina attraverso le mie canzoni, una delle canzoni che ho veramente fatto fatica a cantare, credo di non esserci riuscito, ma è stato bellissimo perché mi hanno dedicato una standing ovation, è stata Mi manchi, perché ognuno di loro, chissà quante persone alle quali mancano e quante persone mancano a loro. Io voglio sottolineare che stamattina sei andato per beneficenza, non hai preso perché qualcuno vociferava, dice ma va, lo pagheranno. Non è assolutamente vero. No, ci sono delle volte che organizzano delle tournée, perché non è stato il caso di oggi. Appunto, non è stato il caso di oggi. Ok, ringraziamo Franco Fasano. Grazie a te. Ciao Nino. Ciao. E grazie per tutta la precisione. Ma figurati. Ciao.